ormai, quando abbiamo realizzato il tutorial ispirato al trucco di Elsa di Frozen, e in questo caso invece abbiamo realizzato un look decisamente più estivo, meno glaciale, e mi sono ispirata ad una mise di Cara della Vigna che aveva, se non sbaglio, all'ultimo Cannes, quello di quest'anno, che aveva appunto i capelli tutti da un lato, occhio molto luminoso, comunque tonalità calde, naturali, e labbra rosse, quindi ecco, mi sono ispirata a questa cosa, quindi è doppio tutorial, trucco e parrucco, intro comune, e vi lascio il video che spero vi piaccia, e ci vediamo al prossimo, ciao! Utilizzo il paint pot di MAC, il Groundwork, sulla palpebra mobile. Lo stendo subito con un pennello e poi vado a sfumare i contorni con le dita. Di Nabla utilizzo Rust, questo colore qua, che è un bronzo metallizzato. Vado in giù e vado sulla palpebra mobile in maniera molto molto veloce. Utilizzo questo correttore di Clinique, che è l'Airbrush nella colorazione 02, che metto appunto nella parte inferiore degli occhi e vado a sfumare. Allora, di nuovo Groundwork e vado all'attaccatura delle ciglia inferiori, guarda in alto. Perché voglio creare questo smoky come se fosse quasi veramente sporco. E questo secondo me, questo paint pot come base è l'ideale. Torno a prendere Rust. Guarda in alto. E vado anche in questo caso a sporcare la parte inferiore dell'occhio. Di Nabla questa volta utilizzo Tribeca, che è un marrone, anch'esso metallizzato, guarda giù, e vado a tamponarlo nella parte esterna del nostro make-up. Come base vado ad utilizzare questa CC Cream di MAC, che è un prep più prime. Praticamente sono dei primer viso correttivi e questo in particolare è dunque, per farvi vedere il colore, Adjust, comunque un color carne. Anzi, spesso d'inverno lo sostituisco al fondotinta. Eccolo, questo è il colore. E vado a mescolarlo con una punta del fondotinta Super Balanced di Clinique, questo è lo 09 Sand. In questo modo vado a scurire la tonalità della CC Cream e ovviamente schiarisco il fondotinta per creare una nuance giusta per Cristina. Vado a tamponare con questa cipria di MAC, che è la Blot Powder Pressed. Nabla Glitz, che metto all'interno dell'occhio, guarda verso me con l'occhio in basso. Sempre di Nabla utilizzo Atom come illuminante all'arcata sopraccigliare. E
E come mascara uso il The Real di Benefit? Al segmento, guardo giù. Se siete così chiari come Cristina, mettete anche il mascara alle ciglia inferiori, così gli occhi saranno in super primo piano. Guardo davanti, naso. Vado a correggere le sopracciglia con questa matita di Essence, che credo ci sia solo questa per sopracciglia, che è la 04, appunto, per bionde. Uso Maldive di Neve come terra. No, sto dritta col viso, dritta, giro leggermente. E come fardo utilizzo Flamingo di Slick. Non avevo premuto REC, comunque sto facendo il contorno labbra con Cherry di MAC. Come rossetto utilizzo questo di Dolce & Gabbana, che è il 625. Riguarda il make up, nel prossimo video vedrete invece cosa abbiamo combinato per i capelli.